delle forze dell'ordine. Senatore Balboni, ha 3 minuti. Grazie Presidente, signora Ministro. Sabato scorso a Roma, presso la stazione Termini, uno straniero in evidente stato di agitazione ha dapprima terrorizzato i passanti con armato di un coltello di grosse dimensioni e poi all'arrivo della polizia ha rifiutato di deporre l'arma e si è anzi rivolto in modo aggressivo e minaccioso nei confronti degli agenti stessi. A quel punto un agente, come noto, ha dovuto rispondere all'aggressione sparando un colpo di arma da fuoco verso gli arti dell'aggressore, ferendolo a una gamba e pertanto neutralizzandolo. Questo episodio, che non è certamente il primo, cui purtroppo le cronache si occupano, pone evidentemente 2 ordini di gravi problemi. Il primo problema, signora Ministro, è la sicurezza delle nostre città. Ormai le nostre città sono in preda, purtroppo, a persone nei confronti delle quali difendersi risulta veramente molto difficile per i cittadini onesti e per bene. Ma oltre al tema della sicurezza nelle nostre città c'è un tema ancora più grave che riguarda le dotazioni di cui sono dotati i tutori dell'ordine, le forze di polizia, e in particolare si è acceso in relazione a questo episodio un dibattito sulla necessità di dotare al più presto di taser e di altre forme di difesa personale e ad esempio anche videocamere di ripresa da porre sulle divise degli agenti, cosiddette body cam, in modo che chi interviene possa farlo in piena sicurezza per sé e anche nei confronti dei terzi. Quindi io le chiedo, signor Ministro, di sapere quali sono le iniziative per accelerare il più possibile le gare che sappiamo essere in corso per la dotazione dei taser. E le chiedo anche, signor Ministro, di sapere quali iniziative lei intenda assumere per far sì che l'iscrizione dell'agente nel registro degli indagati, definito atto dovuto, non possa però avere come conseguenza una ulteriore demotivazione degli agenti di polizia, delle forze dell'ordine, che troppo spesso rischiano di passare dalla parte del torto dopo essersi sacrificati per difendere la sicurezza dei cittadini. Grazie. Grazie senatore Balboni. La senatrice, la consigliere Luciana Lamorgese, che è ministro dell'Interno, può rispondere all'interrogazione. 3 minuti, ministro. Signor Presidente, onorevoli senatori, gli onorevoli interroganti, con riferimento al recente caso avvenuto a Roma di un cittadino ghanese resosi responsabile di un episodio di violenza che ha richiesto l'uso di arma da fuoco da parte di un operatore della Polizia di Stato intervenuto per neutralizzarlo, chiedono di sapere tra l'altro lo stato delle procedure delle gare relative all'acquisizione dell'arma comune ad impulsi elettrici con cui dotare le forze di polizia. Va precisato preliminarmente che il complesso procedimento di acquisizione di tale tipologia di arma, comunemente detta taser, è stata preceduta da una fase sperimentale disposta per ovvi motivi precauzionali. In data 16 giugno 2020, con mio provvedimento e nelle more della definizione dell'iter di adozione del decreto di modifica del DPR 359 che consentirà a regime l'uso dell'arma comune a impulsi elettrici, il personale della Polizia di Stato, che espleta funzioni di polizia, è stato autorizzato ad impiegare per i compiti istituzionali la predetta arma a condizione che essa non ecceda le potenzialità offensive delle forze di polizia. In fase di gara, tuttavia, è stato necessario effettuare ulteriori approfondimenti circa gli standard di sicurezza e tale esigenza ha determinato un rallentamento delle stesse procedure che sono ora in procinto di concludersi. Il prossimo 29 giugno verranno a cessare gli effetti della clausola stand still
termine dilatorio tra l'aggiudicazione e la stipula del contratto prevista dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici e conseguentemente diverrà possibile procedere all'aggiudicazione in favore dell'operatore economico risultato aggiudicatario. Successivamente dovranno decorrere 120 giorni per l'approntamento al collaudo dell'arma e dei relativi accessori da parte dell'aggiudicatario. All'esito favorevole del collaudo, la fornitura pari a 4.482 armi a impulsi elettrici e relativi accessori sarà distribuita sul territorio nazionale. Desidero precisare che dopo la fase di sperimentazione è stato anche predisposto il provvedimento di carattere normativo che consentirà l'introduzione a regime della tipologia di arma in questione tra quelli in dotazione alle forze di polizia. Una volta ottenuta la distribuzione dell'arma si procederà a fornire il sistema di videoripresa, videocam, bodycam al personale formato in quanto i due strumenti sono connessi l'uno all'altro. Riguardo alla segnalata esigenza di far sì che gli agenti di polizia impegnati nei servizi di ordine pubblico in occasione di manifestazioni di piazza possano operare con la necessaria serenità, aggiungo che si sta valutando di dotare tecnologici adeguati. Grazie. Senatore Balboni può replicare, 2 minuti. Grazie Presidente. Signora Ministro, io purtroppo posso dichiararmi soltanto parzialmente soddisfatto della sua risposta. Parzialmente soddisfatto nel senso che le informazioni tecniche che lei oggi ci ha fornito, molte delle quali in realtà erano già di dominio pubblico, risolvono soltanto una parte del problema. La verità è che, ancora una volta, le lungaggini burocratiche poi vengono pagate da chi si trova in prima linea ad affrontare situazioni di questo genere. Quindi purtroppo il ritardo c'è, io la ringrazio, come dire, delle precisazioni che ci fanno ben sperare per il futuro, ma ormai il ritardo accumulato, quello non lo possiamo certamente più recuperare. Ma vede, signora Ministro, c'è un tema che io avevo posto sul quale lei ha mantenuto un rigoroso silenzio. Ed è appunto come si possa evitare che in seguito alla iscrizione nel registro degli indagati degli agenti che fanno il loro dovere, come si possa evitare che questo poi si trasformi in ulteriore demotivazione di chi deve affrontare fatti come questi e non si senta poi autorizzato a un certo punto a girarsi dall'altra parte per evitare di correre il rischio di passare dalla parte della ragione alla parte del torto. Vede, il paradosso è che qui abbiamo un agente che ha fatto il suo dovere di servitore dello Stato e si trova a difendersi, a doversi pagare, anticipare anche le spese legali per la sua difesa. Dall'altra parte abbiamo l'aggredito che improvvisamente diventa addirittura parte offesa e avrà le spese legali pagate dallo Stato 2 volte, una come imputato e una come parte civile nell'eventuale processo contro l'agente che ha fatto il suo dovere. Credo che siano paradossi ai quali noi dobbiamo porre finalmente rimedio. Grazie, senatore Alberto Balboni.